Con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui fra noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi intorno, insegnando. Parola del Signore. Bene, seduti. Allora, vediamo un po' che ci dice questo Vangelo di oggi. Come va? Tutto bene? Fa un po' caldo, eh? Vero? Pulito, queste cose, siamo pari. Bene, io comincerei da questo rifiuto. Ecco, Gesù subisce un rifiuto nella sua sinagoga, nella sua città. Ora, già un rifiuto è sempre doloroso. Voi avete ricevuto qualche rifiuto in vita vostra? Insomma, sarà capitato qualche volta, no? Voi due mai, Ecco, ma il rifiuto è ancora più doloroso se ci viene dai nostri cari. Ecco, mettiamo che tu a un certo punto, Maria, dici ad Angelo: non ti voglio più. Tu, Angelo, che fai? Metti a piangere, che fai, no? Ecco, il rifiuto, diciamo così, da parte dei nostri è ancora più doloroso, da quelli che dovrebbero sostenerci, da quelli che dovrebbero fare il tifo per noi. Quindi questi concittadini di Nazareth danno un grande dolore a Gesù. Però vedete, ci può venire un dubbio: ma oggi chi sono questi concittadini? Perché vedete, noi facciamo parte della grande città del cristianesimo, del cattolicesimo. Allora ci può venire il dubbio che questi cittadini oggi siamo noi, Magari i cosiddetti praticanti, è brutta parola, vero? Praticanti, Noi che veniamo a messa, noi che diciamo le nostre preghiere, che facciamo la nostra buona azione quotidiana, Però forse il messaggio di Gesù non è proprio al centro della nostra vita. Gesù ha detto una cosa un po' folgorante, secondo me: là dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Bella questa frase di Gesù. Ecco, ma è così per noi? Cioè, Gesù è il centro della nostra vita? È il criterio fondamentale delle nostre scelte? Perché può essere anche che noi facciamo tutte le pratiche cristiane, ma il nostro cuore è da un'altra parte, stiamo pensando ad altro. Stiamo pensando, che ne so, alla cena che farete stasera. Fate una bella cena stasera, fate una festa. Quindi voglio dire, no, ecco, c'è il rischio di avere altre mete, altri obiettivi. Dov'è il nostro cuore? Perché se il nostro cuore è lontano, ecco che anche noi siamo quei concittadini che Gesù lo mettono fuori, lo rifiutano. La seconda cosa è questa: come si comporta Gesù di fronte a questa incredulità? Ecco, si comporta in un modo che può anche sorprendersi. Gesù fa una cosa molto semplice. Vi siete resi conto di cosa fa Gesù di fronte a questo rifiuto? Gesù che fa? Se ne va. Che significa questo? È una conferma che Gesù rispetta in modo assoluto la libertà dell'altro.
La libertà è un santuario, è un sacrario, inviolabile. Noi questo non l'abbiamo capito tanto bene, eh? Spesso qui ci sbagliamo. Vogliamo fare un esempio? Nuora e suocera. Sapete, io faccio tante confessioni, tante volte, tanto si può dire, no, senza fare nomi. Uno è uno dei problemi principali questi della fede, no, dell'assemblea cristiana. Perché? Perché ci sono queste invasioni di campo, perché ci sono queste interferenze. Ecco, Gesù non è d'accordo su questo. Gesù dice che la libertà dell'altro è sacra, è inviolabile. Ed è proprio questa libertà sacra che dà valore all'altro aspetto, no? Cioè all'adesione, alla scelta, al sì. Perché a quel punto, se la libertà è questa cosa così importante, la mia scelta sarà un vero sì, non sarà un'abitudine. La religione dell'abitudine non serve a niente, non serve a Gesù, non serve a noi. E allora vedete, sullo sfondo di un possibile no, perché noi possiamo dire no, su questo sfondo il sì ha più valore. Infatti che cosa dice Gesù? Il vostro parlare sia sì, sì. No, no, cioè devi scegliere da che parte stare. E nell'Apocalisse c'è quella terribile battuta, no? Dice, magari tu fossi freddo o caldo. Noi siamo caldi sicuramente, vero? Siete caldi voi qui dentro, stiamo ripidi. Cioè, magari fossi freddo o caldo, ma siccome sei tiepido sto per vomitarti addosso. È una frase terribile, ma è vera, vuol dire bisogna scegliere, sì. O no? E quindi Gesù lascia liberi, questa è la libertà. Terza cosa, un'altra cosa secondo me interessante, è che Gesù, di fronte a questo rifiuto, non si scoraggia. Gesù continua la sua missione con entusiasmo. E vedete, qui ci dà un'altra bella lezione, eh? Perché noi invece di fronte al rifiuto degli altri, di fronte al giudizio degli altri, spesso ci scoraggiamo. In questo io dico sempre che noi cristiani abbiamo molti complessi. Vi ricordate, io cito sempre questi Oddifreddi, no? Cristiano uguale cretino, e noi abbiamo questi complessi, perché c'è questo anticlericalismo, no? questo anticattolicesimo. E invece vedete, Gesù ci dà una bella lezione di autostima. Sapete cos'è l'autostima? Oggi chiunque parla di autostima fa successo, perché l'autostima che cos'è? La fiducia in noi stessi, e tante volte noi cristiani non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. E vedete che Gesù non si fa minimamente condizionare. Mi hanno rifiutato nella mia città, non fa niente, vado in un'altra città, ma così deve essere anche per noi, dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Il Vangelo è potente, eh? È potente. Quarta cosa. Ecco appunto, Gesù non fa i miracoli a Nazareth. Allora che significa? Che è impotente? No, significa che è la comunità che si impoverisce se non accoglie Gesù. Guardate, in questo momento dovremmo fare un bel esame di coscienza. Perché? Perché tante volte le comunità cristiane, che lasciano fuori il messaggio profondo, autentico di Gesù, diventano semplicemente delle organizzazioni, tipo aziende, è così, oppure diventano un supermercato dei sacramenti. Sapete che vale il prendo 3, pago 2, si cercano gli sconti sui corsi, si fanno le indagini. Allora lì per la prima comunione quanto ci vuole? 3 anni? No, 2 anni? Un anno andiamo là, e diventa questo quando non c'è Gesù al centro. Ultima cosa. Ecco, perché viene rifiutato Gesù dai suoi concittadini di Nazareth? Viene rifiutato per un semplice motivo, perché è il figlio di Maria, perché è il figlio di Giuseppe, perché i suoi fratelli sono qui, le sue sorelle sono qui. Cioè, che cosa che si fa fatica ad accettare? Si fa fatica ad accettare che la divinità possa entrare nelle cose di tutti i giorni, nelle cose quotidiane. Ma la fede è proprio questa. La fede è quando Dio entra qui, ecco, in questo cinquantesimo, quando Dio entra nella vita di tutti i giorni. Ecco, chissà, Angelo e Maria, voi quante cose potreste raccontare. Volete fare una sintesi dei vostri 50 anni di matrimonio?
l'angelo, vuoi dire qualcosa, un riassunto? Ma Dio entra lì, in quelle cose lì, in quelle cose della vita di tutti i giorni. E se non entra lì, non è fede, non è fede. Ecco, io penso una cosa, i padri della Chiesa dicevano una cosa molto bella. Noi troviamo la fede, scopriamo la fede quando tutto ci parla di Dio. Allora vedete, noi questa sera dovremmo arrivare a questa conclusione. Ecco, per esempio, è chiaro, questa festa qui parla di Dio, no? Angelo, Maria, vi siete amati per 50 anni, magari siete stati fidanzati per altri, quanti anni siete stati fidanzati? Uno. Io mi aspettavo 10, 12, 15 anni. Quindi diciamo 51 anni, 51 anni. Ma tutto della vostra vita parla di Dio, no? Questo vostro stare qua, questo vostro sorridere, questo vostro essere contenti. O oggi ci sono degli sposi che dopo 3 anni non si possono vedere, che si mandano a Nazareth, vai a Nazareth, E invece voi siete contenti, no? Si vede, poi avete questa bella famiglia, i figli quali sono? Dove stanno i figli? Il figlio è distratto? 1, 2, 3, ecco. Loro non parlano di Dio? Eh sì, perché parlano dell'amore che è venuto da voi. Questa è la fede, questa è la fede. Dobbiamo mettere Dio dentro queste cose, Non racchiuderlo in un rito. Quella non è fede. Allora io direi, ecco, oggi prendiamo proprio esempio da voi. Ho scritto, ho sintetizzato perché vi vedo un po' sofferenti, non vorrei che mi svenisse qui sulla... Ecco, prendiamo esempio da Angelo e Maria, che sono due persone che si sono amate e che quindi hanno dimostrato che l'amore, che Dio può entrare nella vita di tutti i giorni. Questo ci dice il Vangelo di oggi. E se non capiamo questo, noi faremo come i concittadini di Nazareth, Ma non è il figlio di Maria, ma non è il figlio di Giuseppe, ma non sono qui i suoi fratelli, Simone, Iosef, Giacomo, e allora Dio non c'è, tutto il contrario. Dio c'è proprio dove ci sono le cose e le persone della nostra vita.